Alla prima gara ufficiale il Teramo centra anche il primo successo della stagione. Nell'esordio di Coppa Italia il Diavolo espugna 1-2 il campo del Piacenza e si guadagna l'accesso al turno successivo, dove incontrerà la Regina al Granillo mercoledì prossimo. Tutto nel primo tempo. Santoro sblocca la situazione al quinto, pareggio del Piacenza al 21esimo con Bruzzone e subito dopo al 23esimo nuovo e definitivo vantaggio del Diavolo firmato da Pinzauti. Vittoria poi legittimata da altre occasioni nel primo tempo e da una ripresa gestita in totale controllo. La soddisfazione del tecnico biancorosso Massimo Paci. Sì, un buon risultato, avvenuto dopo una buona prestazione. Primo tempo direi ottimo, poi secondo tempo secondo me siamo calati un po' fisicamente e abbiamo un po' perso le distanze, è venuto fuori il Piacenza, però poi devo dire che alla fine una vittoria giusta. Sono contento perché stiamo avendo un processo di crescita con la squadra e la mentalità, no, di portare a casa le partite iniziamo adesso, siamo solo all'inizio, sono contento del risultato. A Salò non ce l'ha fatta il Pineto a espugnare il campo della Feralpi. Una prova indomita quella della squadra di Amaulo al debutto assoluto nella competizione e al cospetto di un avversario forte e di categoria superiore. Le occasioni non sono mancate, ma alla fine i Leoni del Garda si sono imposti di misura per 1-0 grazie al gol partita realizzato al 36esimo dall'ex lanciano e l'Aquila Ceccarelli.